In 4.000 sono scesi quest'oggi in piazza, a Firenze sempre, arrivando fino a sotto la regione per dire basta, cinghiali e fauna selvatica. Sono gli agricoltori toscani. È una piazza Duomo gremita, quella che vedete alle mie spalle, con la protesta di Coldiretti qui davanti alla sede della regione toscana per dire stop agli ungulati che danneggiano i propri raccolti, una vera e propria battaglia che gli agricoltori fanno tutti i giorni. Una zona da noi riconosciuta dalla comunità europea col faro IGP, le produzioni sono state abbastanza elevate, ad oggi sono ridotte più del 50% perché il cinghiale distrugge. Ho un danno del 40% della produzione ogni anno. Non ne possiamo più, le istituzioni ci devono ascoltare e devono finalmente trovare la soluzione a questo problema che veramente affligge le nostre aziende. È evidente che l'esasperazione è palpabile e che c'è bisogno di avere delle risposte non solo di solidarietà, ma di attività reale. Le norme nazionali in questo momento consentono alle regioni di redigere dei piani straordinari di contenimento per la fauna selvatica. Questo è quello che chiediamo anche alla regione toscana. Le leggi nazionali cosa devono fare per arrivare a questo traguardo? Direi che oggi la politica nazionale ha fatto molto sotto la spinta dell'emergenza sanitaria della peste suina africana. Quindi sulla specie cinghiale le norme sono state modificate in modo in urgenza per l'emergenza sanitaria. Credo che sia necessaria una revisione complessiva e organica della legge 157. La marcia dei cinghiali è partita questa mattina alle 8 da Porta al Prato per raggiungere i luoghi del centro, coordinata dai giovani imprenditori di Coldiretti, che è terminata qui con l'audizione davanti al presidente della regione Eugenio Giani. L'agricoltura è una fonte primaria fondamentale che noi dobbiamo incentivare, sostenere e valorizzare sulla nostra regione. Quindi quando c'è un grido d'allarme perché la fauna selvatica, a partire dai cinghiali, porta il rischio d'impresa a essere altissimo, perché basta uno nulla per distruggere tutto, li capisco. Poi naturalmente ci scontriamo con quelle normative che la tutela della fauna la portano a livello esasperato. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Cosa è accaduto la notte del 2 novembre e l'alluvione che ha coinvolto diverse parti della Toscana?